Il supporto degli imprenditori nel sociale è fondamentale. Come sosterrà l'iniziativa quest'anno? Guarda, ormai sono parecchi anni che noi siamo attivi in questo, diciamo, campo. Devo dire la verità, quest'anno, più di altri anni, ho riscontrato dai colleghi, da piccole attività, medio e grande attività, un grande trasporto, una grande partecipazione. Questo è stato piacevole, in un momento difficile che comunque attraversiamo tutti quanti, nel loro piccolo hanno potuto donare qualcosa, chi giochi, chi è parte economica, insomma. Stiamo andando bene, insomma, ecco, dobbiamo farlo perché in queste occasioni, in queste circostanze, non bisogna girare le spalle a chi sta meno bene, insomma. Poi parliamo di bambini. Noi sono 10 anni che abbiamo questa, diciamo, missione che è stata trasportata da un amico storico, Michele Sparno, che mi diede la possibilità di varcare per la prima volta quei reparti. E quando si entra lì si ha la dura percezione di quello che realmente è, dove si soffre davvero da bambino, una famiglia, e noi non possiamo fare a meno di dare un piccolo contributo. Quindi, volentieri. Ecco, concretamente quindi come contribuirà? Con un impegno economico, con dei giocattoli, come funzionerà? Nel mio piccolo, io personalmente, ma anche tutti gli altri, abbiamo dato una quota, diciamo, contributiva all'associazione, che poi naturalmente ha regolarmente fatturato. E questa quota viene spesa appunto per l'evento stesso e per la raccolta giochi, naturalmente, oltre ad acquistare giochi, tutti quanti noi, in famiglia, tra amici, tra conoscenti, io per esempio questo mio figlio e i suoi amici, sono 7-8 ragazzi, a partecipare l'8 dicembre presso la Giotica di Trani, dove con Vittorio Cassinesi raccoglieremo i giochi, dove cercheremo di sensibilizzare le persone che vengono ad acquistare un gioco per il bambino. Beh, questa volta ne compri due e uno lo dai a me, che è un bambino meno fortunato. Vogliamo lanciare un appello ai suoi colleghi imprenditori? Guarda, lo lancio volentieri, anche se devo dire che è stato già ben recepito. Chi magari sta fuori, ecco, torna dentro, vieni con noi, fai qualcosa in più, perché 100, 200, 300 non cambieranno, la posizione di nessuna azienda, di nessuna persona, ma cambieranno il sorriso di un bambino e di molti bambini meno fortunati, purtroppo. Nome e Perfetto. cognome? Ferreri Domenico, Lu Smiles RLS. Perfetto. Ecco. Grazie. Siamo buoni. Grazie. Emozionato. Questa? Dietro le quinte abbiamo sempre il nostro art director.